Amici di Onda Libera TV, siamo con Paolo Pagnoni, un docente presso l'istituto di alberghiero di Pesaro, che è reduce, cioè è appena tornato dal BioLife di Bolzano, dove è andato a presentare un'iniziativa che si svolgerà poi all'interno dell'istituto alberghiero di Pesaro. Ecco, allora chiediamo direttamente a lui, allora ci puoi parlare di come mai sei andato a Bolzano in questo BioLife, che è una manifestazione molto importante, diciamo. Sì, sono stato invitato, devo dire con grande soddisfazione, a questa iniziativa, a questa fiera che si tiene a Bolzano sul biologico, sull'agricoltura biologica, decisamente interessante, un punto di riferimento per il nord Italia, anzi direi per il centro nord, dove si sono sviluppate una serie di iniziative interessanti. Io, grazie a Sandro Innocenti, responsabile di questa fiera, ho presentato l'ottava edizione di Corte Mangiato. Corte Mangiato, che è un festival di cortometraggi sul cibo biologico, e siamo arrivati all'ottava edizione. Ogni edizione ha trattato un argomento, siamo andati dalla biodiversità all'acqua dello scorso anno, al caffè, alla sostenibilità ambientale. Quest'anno questa edizione tratterà il tema delle fonti di energia rinnovabili. Quindi noi l'anno scorso siamo stati testimoni anche noi dell'iniziativa Corto Mangiato, abbiamo intervistato alcuni relatori sul tema dell'acqua, appunto. Quest'anno allora le rinnovabili, come pensate, cioè come si inseriscono le rinnovabili nel discorso alimentare? Dunque, intanto perché decisamente, come ricorda anche Giovanni Girolomoni, che è uno dei sostenitori fin dalla prima edizione di Corte Mangiato, ex Salcenero, tanto per ricordarci. Sì, ex anche Montebello, no? Adesso è Cooperativa Girolomoni. Diciamo, lui ricorda che il mangiare è un atto non solo agricolo ma è anche un atto ecologico, no? Quindi bisogna salvaguardare la terra, bisogna salvaguardare la natura, bisogna far sì che tutte le energie vengano impiegate in maniera corretta perché ci sia un risultato ottimale dal punto di vista della qualità ma anche dal punto di vista della salvaguardia ambientale, no? Quindi è strettamente legato a questo discorso anche quello dello spreco alimentare, no? Che ricordava appunto anche Girolomoni, che insomma dietro la produzione di cibo c'è un impiego di risorse naturali notevole, insomma. Sì, assolutamente, assolutamente. E poi io vorrei aggiungere un'altra cosa dal punto di vista, per esempio, turistico. Quanto sia importante la presenza in Italia, non so, di realtà come gli Eco Hotel, per esempio, no? Che sono delle strutture alberghiere a impatto ambientale quasi zero, con l'utilizzo di energie rinnovabili come il fotovoltaico, come anche la distribuzione controllata dell'acqua e anche il riscaldamento, che è appunto un'altra fonte di energia assolutamente importante e da conservare. Sì. Ecco, ci puoi ricordare le date in cui si svolgerà questo Corto Mangiato e come è stato organizzato, insomma, quanti parteciperanno? Allora, intanto devo dire che questo festival, giunto all'ottava edizione, è sostenuto dal Comune di Isola del Piano e dalla Cooperativa Girolomoni, e poi anche il patrocinio della provincia, del Consiglio regionale delle Marche, e i vincitori portano a casa dei premi anche in denaro grazie a delle ditte come la Rapunzel, per esempio, che è una delle più grosse ditte in campo europeo sul biologico. Come vengono selezionati i concorrenti? Ecco, arrivano i filmati all'Istituto Alberghiero di Pesaro, che tra l'altro ospiterà la serata finale con le premiazioni, serata finale che si terrà il 4 di aprile 2014. Circa una settantina di ragazzi selezionati all'interno delle classi terminali di Istituto Alberghiero faranno la giuria che filtrerà tutti i filmati che arriveranno. E devo dire che, per esempio, l'ultima edizione sono arrivati circa un'ottantina di filmati da tutte le scuole alberghiere, ma anche da tutte le scuole di ogni ordine e grado d'Italia. Ma il concorso è aperto anche a filmmaker, a privati cittadini, a associazioni culturali che volessero partecipare.
arrivano questi filmati, questi, i ragazzi li visionano tutti, ne scelgono 10, i 10 finalisti saranno poi valutati e i premi verranno assegnati ai primi 3 classificati da questa giuria che sarà presieduta dallo scrittore Andrea Di Carlo. Il giorno 3 aprile, che è il giorno precedente, quindi i filmati finalisti verranno proiettati al monastero di Montebello e quindi l'ingresso sarà assolutamente gratuito, aperto a tutto il pubblico. Per cui... Montebello, Isola del Piano. Montebello, Isola del Piano, quindi per chi vorrà partecipare. Poi ricordo che invece volesse cimentarsi nella produzione di qualche cortometraggio, il sito da consultare è www.cortoemangiato.com. Fino a che data si possono presentare? Ecco, i lavori possono arrivare fino al 10 di marzo 2014. C'è anche una pagina Facebook per chi volesse, sempre come Corto e Mangiato, per cui aspettiamo che tutti ci mandino i loro lavori. Bene, è possibile rivedere quelle delle passate edizioni da qualche parte? Ecco, sì, questa è una domanda che mi fa piacere, perché proprio il prossimo 3 gennaio, venerdì 3 gennaio, presso la chiesa di San Leonardo qui a Fano, alle ore 21 si farà una proiezione di una selezione di corti, appunto delle passate edizioni. Tra l'altro sono proprio quelli che noi abbiamo portato a BioLife a Bolzano, proprio per far vedere ai ragazzi delle scuole alberghiere dell'Alto Atesine la tipologia di lavoro che sono arrivati un po' da tutta Italia. Bene. Allora, grazie e amici di Onda Libera, un saluto. Grazie.